Sono giorni di trepida attesa per il Gela Football Club che spera in buone notizie da Palermo. La PEC non è ancora arrivata, ma la speranza che il termine eccellenza diventi ufficiale aumentano sempre di più. I posti liberi in organico da colmare sarebbero tre e non due dopo la rinuncia anche del Biancavilla, che non ha dato seguito all'iscrizione online. Giallo-Neri a sfogliare la margherita e a incrociare le dita in attesa della fumata bianca dalla LND Sicilia. Intanto però il direttore sportivo Massimo Parisi continua a calare i suoi assi. Dopo aver fatto mettere nel su bianco su due calciatori argentini, due croati e all'attaccante ivoriano Ibrahim Bamba ecco un altro colpo di valore e questa volta Gelese Doc. È arrivato infatti in difesa il forte centrale Angelo Rechichi. Il calciatore classe 2002 arriva nella rosa dell'Aquila giallonera dopo aver calcato palcoscenici importanti con la maglia della regina. Tre anni con la squadra primavera nella quale è stato anche il capitano, poi la mezzia terme e gravina in Serie D. Proprio in terra pugliese il giovane talento gelese si è messo in mostra segnando al suo esordio da difensore un gol con i gialloblu. Un innesto dunque importante per la squadra allenata da Francesco Evola che rinforza ulteriormente il reparto arretrato. La rosa sembra al completo, ma non è da escludere che il DS Parisi possa piazzare altri colpi. Il Tecnico Evola. Ha iniziato a lavorare con i suoi da una settimana sul prato artificiale del Mattei di Macchitella.